non ti vedi. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepita l'opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Eccomi, sono la serva del Signore. Secondo il mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci, regi, governa me, che ti puoi affidare per la vita. L'eterno riposo, onore Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo di pace. Amen. Allora facciamo la benedizione. E poi scendiamo a benedire anche con l'acqua benedetta. Dice che San Giuseppe era amico dei ceci, no? Perché poi... E quest'anno sono andati a buon fine, no? Nonostante ieri qualcuno diceva. E la precedenza ce l'hanno sempre i piccoli e i poveri, è vero? Mi raccomando. E ci ricordiamo sempre di questa tradizione bella che ci ricorda un po' le nostre radici, ci ricorda che tutto ha senso se il pane è condiviso e spezzato, soprattutto per chi ha bisogno. E allora ci affidiamo a San Giuseppe tutte le nostre famiglie e la nostra comunità, soprattutto i piccoli e i poveri e i sofferenti. O Dio, che nella tua ineffabile provvidenza ti sei degnato di scegliere il beato Giuseppe come sposo della tua santissima madre, ti preghiamo. Fa che noi, che lo veneriamo in terra come protettore, possiamo averlo come intercessore nei cieli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Facciamo la preghiera di benedizione. Sii glorificato, Signore Dio nostro, Tu che colmi delle Tue benedizioni ogni creatura, concedi a quanti si nutriranno di questo cibo, di questo pane, di questa pasta e ceci, le ricorde per l'intercessione di San Giuseppe, sposo di Maria Vergine, di abbondare della Tua grazia e di crescere nel Tuo amore, in una continua ricerca delle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Viva San Giuseppe! Ringraziamo a chi ha lavorato, è già da una settimana che lavora, e a tutti, piccoli e grandi, e a chi ha contribuito a questa riuscita. Scendete quando fa fuori! E pure al priore, un applauso al priore! Il Signore sia con voi! Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.